Sì. Allora, scusatemi il leggero ritardo. Ciao Francesco. Allora, come va? Mi sentite e mi vedete correttamente? Ciao Aurel, ciao Claudio, Eleonora, Francesco, Gioacchino, Luca, Massimo, Mauro, ciao ragazzi, ben arrivati. Ok, si vede, si sente bene. Perfetto, allora andiamo in condivisione. Ok, questa è la nostra pagina. Andiamo a condividere il nostro appuntamento con gli amici del gruppo Facebook. Sposto la mia faccia da questa parte. Ok, sto per inserire il link. Ok, 26 novembre. Controlliamo che sia tutto ok. Ok, ragazzi, ho inserito il link per coloro che fossero collegati in diretta con il nostro TG alla pagina Facebook della Sapienza Finanziaria. Ok. Sì, Mauro, lezione sulle opzioni, lunga ma molto interessante, infatti, infatti, infatti. Ciao Leonora, ben arrivata. E allora ragazzi, bentrovati tutti voi, scusate il leggero ritardo. Ma sono veramente 2 o 3 giorni che ho dei problemi di connessione alla rete molto anomali, molto strani, in quanto sono collegato non via rete, via cavo, ma attraverso l'etere e quindi non dovrebbero esserci questi problemi. Probabilmente sono le mie apparecchiature qua dentro e non mancherò di fargli dare un'occhiata. Quindi un pochino di ritardo. Benvenuti! Benvenuti a tutti voi che siete qua in sala insieme a me e a coloro che sono, dovessero essere collegati sulla pagina Facebook in diretta live del gruppo della Sapienza Finanziaria. Questo è il nostro appuntamento settimanale che ogni martedì e venerdì va in onda su queste frequenze dalle 18 alle 19. È un appuntamento durante il quale noi che siamo in diretta condividiamo parte di quella che è la nostra attività di trader sui mercati finanziari. Noi siamo dei risparmiatori che hanno deciso di prendere parte della loro liquidità per provare a investirla. Ciao Aurel, ben arrivato anche a te, per provare a investirla sui mercati finanziari, come attraverso delle operazioni di negoziazione, di acquisto o di vendita di prodotti strumentali, di prodotti finanziari,
gli strumenti finanziari, allo scopo di generare profitti. Questo è ciò di cui ci occupiamo all'interno di questa ora circa che passiamo ogni martedì e ogni venerdì. Ognuno di noi è un risparmiatore che attraverso un'attività di trading, quindi di negoziazione di questi prodotti finanziari, prova, tenta di far fruttare il proprio investimenti. Non ho mai capito sinceramente tutta questa differenza che c'è tra investimenti, trader, trading, investimenti, si fa sempre un gran casino, non lo so perché non si riescono a lasciare le cose semplici come sono. Siamo dei risparmiatori, abbiamo del denaro da investire, alcuni ci comprano gioielli, altri quadri, altri ci fanno delle operazioni immobiliari, altri li mettono in qualche altra metodologia. Noi prendiamo una parte di questo denaro e cerchiamo di farlo fruttare attraverso gli investimenti. Quindi è un investimento che facciamo, lo mettiamo, questa quantità di denaro lo mettiamo in un broker, che è la nostra intermediario che ci consente di fare questo mestiere, quindi lo investiamo in questa attività. Ogni operazione finanziaria che facciamo è un investimento, perché proviamo a farlo, proviamo a far fruttare quella quantità di denaro che mettiamo in quella singola operazione. Quindi niente di più facile, niente di più semplice. Ciao Alberto, ben arrivato anche a te. Ecco, in questo OTG è questo ciò di cui ci occupiamo, quindi di trading, di come ognuno di noi affronta questa attività nel tentativo di farla funzionare in maniera il più professionale possibile. Perché? Perché se così non è, le probabilità che il nostro investimento in questa attività, se così non fosse, possiamo certamente dire addio alla possibilità di fare appunto fruttare questa parte di liquidità. Non so voi, ma io ogni volta che provo a fare qualcosa in maniera così dilettante, lo faccio per divertimento, ma certamente non per ricavare dei buoni risultati. Il training è uguale, quindi noi siamo convinti che per riuscire a portare a profitto i nostri investimenti occorra perseguire questa attività del trading secondo dei criteri che sono quelli tipici di una qualunque altra attività professionale. Quali sono? Beh, certamente quelli di riuscire a saper fare il nostro mestiere, quindi raccogliere le informazioni che arrivano dal mercato, raccogliere le notizie che arrivano dal mercato per sapere poi come ci dobbiamo comportare, se comprare un determinato prodotto finanziario, se venderlo, come comprarlo, come venderlo, come gestire l'operazione, quanto investire nell'operazione, eccetera, eccetera. Quindi questa è la prima parte del nostro TG, quindi la raccolta delle informazioni. Poi naturalmente questo fa sì che in quest'ora noi andiamo a fare della didattica e infine andiamo a condividere quelle che sono le nostre vere e proprie operazioni finanziarie. Quello che non facciamo qua, quindi questa è la prima parte di quello che per noi è una buona attività di trading professionale. Quello che non facciamo qua, e dobbiamo sempre ricordarlo, è costituire un servizio di consulenza finanziaria. Noi non sollecitiamo al pubblico risparmio o all'investimento. I nostri, come detto, sono semplici spunti di riflessione. Allora, se così è, ragazzi, direi di andare subito. Esatto, Claudio dice che di solito diventa investimento un trade che sta andando male. Esatto, tu tieni lì il tuo denaro e aspetti che succeda qualcosa, e quel qualcosa che succede non è mai, quasi mai, una cosa interessante. Allora ragazzi, siccome è già tardi, io apro, vado a cercare coloro che tra di voi sono, per la maggior parte delle volte, puntuali nel condividere la loro attività, in maniera tale che non voglio parlare solo io, ma ciao Stefano, ben arrivato anche a te. Quindi sto
dando la chat anche agli amici Claudio e Massimo. E io direi di partire proprio da voi due ragazzi, se avete qualcosa da qualche notizia che arriva dai mercati interessante, non ultima, proprio quello che stavi dicendo Claudio. Ragazzi, ve lo dico anche a tutti voi che siete collegati dall'altra parte. Claudio, che abbiamo qui in diretta, diceva che saluta naturalmente. Un investimento lo diventa un trade, quindi un'operazione finanziaria che non sta andando certamente bene e che non riusciamo per le varie ragioni a stoppare, a chiudere, per qualunque ragione sia, non riusciamo ad uscire dal mercato e quindi questa cosa si protrae nel tempo, noi rimaniamo lì, i nostri soldi che abbiamo posizionato in questa operazione diventano una sorta di investimento nel medio-lungo termine. È questo che vuoi dire, Claudio, nel salutarti quindi. Sì, ciao Gian, ciao Ciao. Massimo, a Ciao, ciao tutti. Claudio, ciao a tutti. Ciao Massimo. Ma Beh, secondo me il termine investimento sta un po' evolvendo nel tempo. Una volta di solito era l'orizzonte temporale, no? Io investo per la mia vecchiaia, allora compro magari titoli di Stato che accumulo, li tengo fino a scadenza e non pretendo di fare molto su questi asset. Ultimamente le cose stanno cambiando. Se tu guardi l'andamento dei titoli di Stato, ad esempio anche dei nostri titoli di Stato, che una volta era abbastanza stabile, venivano emessi un certo valore che ti garantiva quel certo rendimento e più o meno si manteneva così fino alla scadenza. Adesso questi hanno delle oscillazioni che sono veramente notevoli. Cioè, non so, io ho in mente soprattutto se sono dei trentennali nostri che sono passati da 80, da un valore nominale di 80 centesimi l'uno fino a 1,10 euro, quindi con un'escursione notevole. La gente, soprattutto i grossi, cominciano a fare trading anche su questi titoli di Stato che sono. La volatilità così aumenta perché c'è una compravendita fatta da gente, e sempre più se vuoi anche magari piccoli, ci stiamo adeguando a quello che avveniva una volta negli Stati Uniti. I T-bond degli Stati Uniti sono ormai da anni che sono soggetti a trading e quindi diciamo tutto quello che una volta era considerato investimento adesso può essere soggetto anche a trading perché gli orizzonti temporali sono cambiati notevolmente. Diciamo che il trading è una parte degli investimenti, un po' come lo scalping è una parte del trading, no? Un'altra cosa che si dice di solito è che il trade è uno scalp che è andato male. E quindi anche quello lo si fa diventare un trade di media lunga o fresca. Gittata. Però ecco, ultimamente forse non è neanche più, come dicevi correttamente tu, non è più il caso di fare tanta distinzione tra quello che è un investimento e quello che è un trade. È più forse nella testa della gente, cioè nel momento in cui uno si pone di fronte al proprio futuro. Il trade richiede magari un impegno un pochino superiore a quello dell'investimento puro e semplice, tutto lì. Esatto. Max, notizie te particolari? No, beh, rifacendomi anch'io su queste cose qua, è cambiato molto il termine di investimento, di trading, da quando è nato il trading online. Prima, quando c'erano soltanto le borse con le grida, quelli lì erano soltanto investimenti, lo faceva chi aveva già comunque una certa dimestichezza di titoli azionari. Penso che la maggior parte delle persone comuni, normali, insomma i mortali, si affidavano in banca, compravano i fondi di investimento, oppure i BOT, i CCT che c'erano allora. Ma il tutto è cambiato appunto in questi ultimi 20 anni con il trading online, soprattutto con il Forex, con poter operare con la leva. Con la possibilità stessa di poter accedere ai mercati, no? Certo, ripeto appunto, Direttamente. sì, quando prima appunto uno doveva affidarsi appunto che poi in banca non erano così,
ci voleva appunto un quelli diciamo della borsa, un cambista che è un operatore di borsa che andava alle grida e allora ti comprava i titoli, che era quello. Invece adesso appunto si opera sul Forex, si opera sugli indici, sui future delle commodities, quindi è molto molto cambiato, appunto il trading. E Esatto. quello che dicevi tu, il trading è andato male, che è diventato un investimento più che un investimento, solitamente sono scheletri negli armadi, perché vuol dire che è andato male, rimangono lì Comunque, Sì. avete sentito parlare, cioè usare senz'altro il termine cassettista. Questo deriva proprio dal fatto che una volta anche l'azione era un investimento, no? Le azioni hanno fisicamente dei pezzi di carta, e si dice cassettista perché uno comprava l'azione La società di turno. della società che all'epoca era magari bella grossa, una banca o comunque una società grande come poteva essere la Fiat, prendeva quelle azioni, le metteva in una cassetta, cioè quei pezzi di carta, li metteva fisicamente in una cassetta e li teneva lì negli anni. E poi magari ritirava fuori, guadagnava sui dividendi e praticamente avevano la stessa funzione di quello che poteva essere un titolo di Stato. Io me lo ricordo bene quando appunto le azioni erano proprio dei titoli di carta, dei pezzi di carta, dei fogli. Io ero ancora un ragazzo, ero molto molto giovane. Mio padre aveva comprato a prima mia madre, poi io non so perché ho avuto già da ragazzo il pallino appunto della borsa, evidentemente, e ho chiesto a mio padre di comprare anche a me un pacchetto di azioni di una piccola banca del mio paese, che era proprio con un'unica sede, piccolina, con 4-5 dipendenti, insomma, proprio, e avevo questo pacchetto di titoli. E mi ricordo quando staccavano il dividendo che andavo in banca con questi fogli e l'operatore, il cassiere della banca, con la forbice ritagliava la cedola, proprio la tagliava fisicamente, e in contanti mi dava appunto il controvalore della cedola. Ecco, e me lo ricordo Esatto. bene questa cosa qua. Ho È fatto in cambiato tempo a proprio viverla. anche. Sì, è cambiato proprio anche proprio in parte, no, lo stile con cui si affrontano queste tematiche. Anche se i dati, no, che di volta in volta vengono rilevati anche e soprattutto per quello che ci riguarda in Italia, in merito alla cultura finanziaria delle nostre gente, delle persone comuni come noi in Italia, è veramente molto, a livelli ancora molto, molto bassi, no? E quindi si delega ancora molto alla banca, al direttore della banca, al promotore finanziario. C'è poca voglia, poca cultura, ma anche quindi poca voglia di interessarsi di metodi alternativi, ma neanche metodi alternativi, di trovare uno sbocco, no? Proprio a quello che è la tua capacità di risparmio, che comunque in Italia è ancora tra le più solide a livello proprio planetario. Cioè la cultura finanziaria, la conoscenza di come poter comportarci con questa liquidità, con questa parte di liquidità che noi potremmo investire, è ancora molto, molto scarsa, no? E quindi anche questo ovviamente poi risente di quello che è il nostro, chiamiamolo così, il nostro portafoglio. Si delega molto, si agisce molto poco in termini proprio personali. Non c'è un gran desiderio di crescere in questa cosa. Magari uno cura di più il proprio aspetto, la propria salute, il proprio tempo libero, ma finanziariamente c'è una cultura finanziaria ancora molto, molto bassa, e quindi investimenti e trading diventano proprio una cosa ancora un po' lontana, no? Sì, anche se, ripeto, quello che dicevo prima, comunque il fatto del trading online adesso ha portato molte più persone ad interessarsi, e cioè, si vede appunto, seguendo tutti i vari canali che sono sorti, appunto, che parlano di trading, i vari siti, le società, è tutto un fiorire tutti i giorni, mi chiamano broker, mi chiamano perché veramente adesso c'è stato un po' il boom in questi ultimi anni qua.
poi appunto a livello di conoscenza magari rimaniamo ancora un po' indietro, però si è sviluppato molto questa parte qua, ecco. Sì, visto che questo trading, questa opportunità di investimento viene effettuata attraverso la rete, con il crescere e con la penetrazione di questa possibilità di operare attraverso la rete nelle case delle famiglie, nelle case delle persone come noi comuni, è chiaro che tutte le opportunità, tutte le cose che poi sono attaccate alla rete poi vengono piano piano assorbite, no? Io ricordo che quando facevo i primi passi nel commercio elettronico all'interno del mondo digitale, ricordo che l'imprenditore con il quale ero collegato ci diceva che, ragazzi, guardate che la difficoltà sta nel far fare alla gente la prima mossa, la prima volta, il primo acquisto attraverso la rete. Quando poi si saranno resi conto che funzionerà, la merce gli arriverà intatta, sarà stato semplice, sarà stato veloce e avranno risparmiato del denaro, questa cosa andrà a funzionare sempre di più, andrà a crescere. Erano gli anni 2000, all'inizio dell'anni 2000. Quindi una sempre maggiore penetrazione di queste forme di comunicazione all'interno delle famiglie, anche il training, che è un accessorio al training, viene sviluppato. È un po' come quando è arrivata la corrente elettrica, no? Che poi abbiamo iniziato ad attaccarci la lavatrice, attaccarci il phone, il frigo, la televisione. Internet uguale, no? Entra nelle case degli italiani e a quella roba gli attacchi poi tutte le cose buone e meno buone che del caso. La cultura finanziaria in sé nel nostro paese risulta essere, dai dati, ancora invece tra le cose che insieme alla rete non riescono a non c'è ancora la spina giusta per essere attaccato, insomma. Questo è. Da un punto di vista dei mercati, ragazzi, solo una cosa, purtroppo poi, effettivamente io mi sarei aspettato che come dice anche Massimo, no? Il fatto che adesso ci sia la possibilità del trading online, una volta per comprare azioni devi andare al borsino della banca, metterti in coda e dire voglio, tra l'altro c'erano i pacchetti fissi, non potevi comprare un'azione, in genere c'è un pacchetto. E speravo che tutta questa novità che c'è stata col trading online, e ormai sono parecchi anni, avesse portato un aumento di cultura finanziaria, se non altro perché per utilizzare questi programmi un minimo di conoscenza ci deve essere. Ho la sensazione che invece ci sia sempre molta appazzonatura e molta disponibilità a credere al più o meno finto guru che ti dice segui me e nel giro di una settimana ti compri la Ferrari o quello che vuoi. E purtroppo da questo punto di vista l'evoluzione è stata un po' deludente. Difatti. Ma fa parte un po' anche proprio della cultura umana, no? Cercare la scorciatoia. Ogni volta che una cosa ti costa un po' di fatica, proprio il cervello, no? Cerca quelle strade più semplici, si cerca di fare il meno fatica possibile. E il problema è quando fai poca fatica con i soldi che hai in mano, poi questo che anche crea dei disastri, no? Perché finché decidi di andare a imparare a pescare è un conto, ma quando cominci a usare i soldi che hai faticosamente provato a mettere da parte negli anni, la cosa poi diventa un pochino più complicata. Allora, ragazzi, notizie che arrivano. Scusate, ho dovuto rispondere a una telefonata importante, per mia madre, che serve per domani. Mia madre, insomma, che è anziana e... Scusate. Niente, tranquillo Max. Mamma prima di tutto, la mamma è sacra, intoccabile, guai a Dio chi ce la tocca, chi è ancora fortunato di averla ovviamente. Insomma, ragazzi, dai, dai mercati notizie che arrivano invece, qualcosa di interessante secondo voi? Sì, dunque, se volete vi leggo un bell'articolo che ho trovato ieri,
che dunque parla un po' di quello che sta succedendo in questi ultimi tempi, in questi anni qua sui mercati. Massimo, ma quanti monitor hai tu lì davanti? Io vedo che ogni tanto alzi la testa, sì, a dritta, poi a sinistra, poi a destra. Io ho tre monitor e adesso sono collegato con voi con il portatile. Ah, ottimo, mi immagino, sì, la tua postazione. Sì, bene, sì, bene, bene, ok. Dunque, secondo il Fondo Monetario Internazionale, il debito globale è salito a un nuovo livello record. Il livello del debito pubblico in tutto il mondo è aumentato vertiginosamente dalla crisi finanziaria, raggiungendo livelli mai visti prima in tempo di pace. Ciò è avvenuto nel mezzo di un esperimento monetario senza precedenti, che ha iniettato più di 20 trilioni di dollari nell'economia e abbassato i tassi di interesse a livelli più bassi osservati negli ultimi decenni. Il bilancio delle principali banche centrali è salito a livelli mai visti, con la Bank of Japan al 100% del PIL del paese, la BCE al 40% e la Fed al 20%. Se questo esperimento monetario ha dimostrato qualcosa, è che tassi più bassi e una maggiore liquidità non sono strumenti per aiutare la riduzione della leva finanziaria, ma per incentivare il debito. Inoltre, questo pericoloso esperimento ha dimostrato che una politica concepita come misura temporanea a causa di circostanze eccezionali è diventata la nuova norma. Nonostante il più grande stimolo fiscale monetario degli ultimi decenni, la crescita economica globale si sta indebolendo e la crescita della produttività delle principali economie è vicina allo zero. Secondo me, appunto, è molto interessante questo articolo qua, perché dice che nonostante tutta la liquidità che viene immessa nel mercato, appunto, lo sappiamo, lo diciamo già da un po', i mercati sono drogati e al contrario invece l'economia reale, la produttività e tutto quanto non crescono più, anzi sono in arretramento. Anche perché gran parte di questa liquidità in realtà è finita alla finanza più che all'economia reale. Sono quattro soldi quelli che finiscono, per cui l'economia globale continua a essere stagnante e sta rallentando sempre di più, tra l'altro. Non sto parlando solo di quella italiana, diciamo quella del, vabbè, la nostra poi non fa testo, noi siamo a zero da 20 anni. E soprattutto questi tassi bassi qua hanno favorito appunto il fatto di andare ad indebitarsi, andare a prendere a prestito i soldi per le aziende, perché poi fanno il buyback, si ricoprono i loro titoli, sostengono la quotazione, ma appunto questo qua appunto è un drogare i mercati in questo modo. È un sistema che è basato sul debito, no? Sì, sì. È proprio una cosa sistematica, è proprio il sistema. Banche centrali che si stanno impossessando di pezzi enormi di sovranità, di beni fisici delle varie nazioni, un debito che diventa chiaramente quindi insostenibile, no? Cioè non si riescono a pagare gli interessi sui debiti, quindi immaginati nazioni sovrane fallite, quando tu in una famiglia non riesci a pagare gli interessi sui debiti, sui prestiti, vuol dire che tu sei fallito, no? E così è come ogni volta, quindi hai voglia di parlare di economia drogata, di finanza drogata, ed è un sistema basato così. Come se ne esce, ragazzi, da sta cosa? Come se ne esce, secondo voi? Male. Se è ammesso che sia possibile uscirne. Male. Penso quando leggeremo la notizia, il mondo è fallito. Non lo so, io la vedo, un bel giorno bisognerà risvegliarsi da tutto questo e francamente non la vedo. Quello che io temo è che non ci sarà un repulisti generale, no? Quanto piuttosto un andarsi ad accanire contro alcune parti per cercare di salvare il salvabile. Attualmente le banche centrali stanno cercando di mettere sempre più delle pezze per continuare a tenere in piedi questo sistema. Quando questo non sarà più possibile, non la vedo così bene, ecco. Mm-hmm. Sì, sono d'accordo, sarà difficile uscire da una situazione del genere. Ormai si è innescato un meccanismo che è veramente ci dovrà essere qualcosa di proprio di sconvolgente. Insomma, bisogna
azzerare tutto, bisogna... Però il genere umano ci ha insegnato che quando viene messo alle strette, no? Riesce sempre a trovare il punto di uscita dalle varie situazioni, no? Non, se è vero che è un po' l'evoluzione, no? della razza umana, del genere umano, cioè non tutto è per sempre, si va verso probabilmente si va verso sistemi diversi di commercio, sistemi diversi di parlare di finanza, sistemi diversi di moneta. Non ultima la blockchain, ragazzi, sta portando e porterà, oramai è potenzialmente probabilmente un processo irreversibile, no? Un cambiamento totale di paradigma con il quale vediamo, pratichiamo la nostra cultura finanziaria, l'idea di poter decentralizzare monete alternative, cioè fallirà probabilmente un sistema, ma non fallirà il modo di avere a che fare con questa parte della vita. Si diceva che il commercio era finito, no? Ad esempio, in realtà non è finito niente, è solo cambiato il modo di fare il commercio, il modo di comprare, il modo di vendere, il modo di stare sul mercato. E quindi sei tu che in qualche modo devi provare ad evolvere per cercare di stare dentro le cose, stare dentro... È un po' come quando uno dice si chiude una porta e si apre un portone. L'era industriale stessa, no? I grandi pachidermi, i grandi modi di produrre sono ormai obsoleti, le aziende che non innovano, che non cercano di essere diverse, sono destinate già a fallire. La rete internet ha scombussolato il sistema, no? Ha eroso proprio dalle fondamenta l'economia, ha tolto alle aziende pachiderma i clienti, li ha proprio portati via, ha portato via i manager, ha portato via le idee, quindi, e non è cambiato il commercio, cioè si creano e si disfano fortune alla velocità della luce. Questo sì, probabilmente è la velocità con il cui il cambiamento sta arrivando che spaventa, che ci lascia attoniti, ci lascia, perché sono cambiamenti che avvengono veramente in tempi brevissimi. Pensate in quanto poco tempo internet ha sconvolto le nostre, nel corso di una generazione, ma neanche di una generazione, veramente è cambiato tutto, ragazzi, ma tutto, dal commercio a come la gente si rapporta, a come va a lavorare, a come vengono scambiate le informazioni. E quindi secondo me non ci sarà nulla di così catastrofico, semplicemente il genere umano si sposterà i suoi equilibri in una maniera o nell'altra. L'unica cosa che non deve finire è la natura, no? L'unica cosa che non deve finire è che ci sia acqua, che ci sia sole, che ci sia possibilità di piantare un seme per terra e vederlo, un fiore per terra e vederlo crescere. Questo non deve finire, che facciamo saltare per aria il pianeta. Questo è quello che dobbiamo tutti quanti, credo, cercare di evitare. Cercare di aver cura, no, di casa nostra. Poi le cose che ci facciamo dentro casa nostra, queste possono, secondo me, essere cambiate. Certamente lasceranno delle macerie, perché qualcuno ne uscirà con le ossa rotte, di sicuro, ma sono mutazioni, no? È l'evoluzione che porta a essere diversi. Si disferranno fortune da una parte e se ne formeranno di altre, le stesse monete alternative, ripeto, gli stessi modi di stare su queste cose cambiano, e quindi io non ci vedo nulla di così sconvolgente. Anche, anzi, se devo essere sincero, a me incuriosiscono anche molto, no, queste cose, cioè mi piace l'idea che il mondo possa evolvere, cioè mi piace l'idea che uno possa cercare metodi alternativi per fare le stesse cose. Poi magari qualcuno dirà si stava meglio quando si stava peggio, però alcune cose restano immutate, sono quelle cose lì che devono essere rimanere le cose importanti. Il nostro pianeta, queste sono le cose importanti. Poi come
come ci vivi dentro, uno può evolvere, no? nelle cose. Ma no. Io sono d'accordo abbastanza con te, però secondo me, oltre una faccenda di velocità, che hai pienamente ragione, le cose si stanno evolvendo a una velocità sconosciuta fino a pochi anni fa, è anche una questione di dimensioni. Una volta c'erano tante crisi localizzate, no? Le quali crisi localizzate buttavano fuori l'azienda decotta, la banca che non riusciva più a fare... ad avere un bilancio solido, e queste venivano prese, il loro posto venivano prese da altre aziende, altre banche che invece erano più profittevoli sul mercato. Negli ultimi anni che cosa è capitato? Che le banche centrali, tanto osannate da alcuni, ma che hanno fatto con questa liquidità, secondo me, parecchi danni, cioè hanno mantenuto in vita un sacco di sistemi decotti, e loro stessi probabilmente lo sono. Lo sono, esatto. Tali per cui quando tutto questo crollerà, lascerà macerie, ma ne lascerà veramente tante. Tieni conto che sono stati dati un sacco di soldi alle banche, però nel contempo sono stati creati dei criteri molto più restrittivi per le banche. Le banche cosa hanno fatto? Hanno preso tutti questi soldi, hanno cercato di mettere un po' pulito i loro bilanci, ma all'economia non hanno dato niente. L'economia sta peggiorando regolarmente. Però le banche che di fatto erano decotte prima, che continuano a esserle adesso, e tanto per fare un paio di nomi mi vengono in mente Deutsche Bank e Commerzbank, che saranno la grossa grana del futuro, e qui poi ci sarebbe tutto il discorso da fare su quello che si stanno inventando ultimamente, la modifica del meccanismo europeo di stabilità, eccetera eccetera eccetera, ma lasciamo perdere. Tutte queste banche qui che dovrebbero cadere e scomparire dalla faccia della terra sono invece mantenute in vita. Loro sono un esempio, ma non è soltanto questo l'esempio. Quando tutto questo crollerà, perché per necessità storica dovrà crollare, le macerie potranno essere veramente tante. E Gioacchino, che chiedeva prima, ho visto in chat, per noi investitori questo che cosa significa? Dipende da che parte sei e da come saprai muoverti sul momento, perché come dicevi tu prima, ci sarà la possibilità di fare tanti soldi, ma ci sarà anche la possibilità di perdere tanti soldi, perché quello che non sa tanto muoversi sul mercato sarà un po' obbligato a seguire gli eventi che si creeranno, non a seguirli, a subire gli eventi che si creeranno, e che potrebbe non essere piacevole. Sono curioso anch'io, comunque. E da qui la necessità di aumentare, no, la cultura finanziaria, di aumentare il nostro coinvolgimento in quello che è il sapere come stanno le cose, che poi uno agisca o no, faccia o no, ma il sapere che ce lo stanno provando a fregarci, no, continuamente in tutto e per tutto. La conoscenza è, l'informazione è veramente la cosa che ci può salvare, ci può dare infatti Stefano, hai proprio ragione, e quindi cerchiamo di aumentare appunto le nostre competenze, il nostro stare dentro le cose. Ragazzi, sono le 18:50, l'ultima parte del nostro TG, siamo a mercato, qui è quella della condivisione delle nostre operazioni finanziarie. Questo fa sì che gli spunti di riflessione, e parlo anche per gli amici che fossero collegati in diretta sul gruppo Facebook, attraverso la pagina della Sapienza Finanziaria, ho perso il filo, non mi ricordo più. Lo stavo dicendo, questo fa sì che i vari spunti di riflessione consentono ad ognuno di noi di
acquisire, no, maggiore consapevolezza, diventare sempre più efficaci nel loro mestiere. Siete a mercato in qualche modo, ragazzi, voi che siete qui presenti? Vedo che aumenta ogni volta il numero dei presenti e quindi ci fa molto molto piacere. Claudio, sei a mercato? In qualche modo, ma, Massimo? Sì. Qualcuno di voi dall'altra parte? Allora, io sono a mercato e se mi dai 3 minuti, c'è una cosa proprio vista dal punto di vista tecnico che secondo me per un trader può essere interessante. Vediamo se riesco a... You can start screen, devi darmelo tu. Eccolo qua, in arrivo. Max, va anche per te, se hai qualcosa da condividere, dimmelo, sì, che ti passo lo schermo. Certo, ma questi giorni qua ho fatto molto molto poco perché ho avuto un sacco di problemi, anche qualche problema fisico, insomma ho avuto un sacco di cose. Difatti le ultime settimane sono stato anche meno presente perché è veramente un periodaccio questo qua. Sei vecchio, quindi... sei vecchio. Sì, sì, è vero. Tempo passa. I figli crescono e le mamme imbiancano, eh? Esatto. Claudio, siamo sul dollaro franco-svizzero? Lo specchio dell'euro? Dunque, siamo, no. Euro GBP. Andiamo invece su USDCHF. Ah, esatto, è quello che dicevo. USDCHF, lo specchio esatto di euro. Ok, allora, io sono entrato su questo... cambio, essendo l'USD è ancora un cambio, in base a queste considerazioni il prezzo è arrivato su una bella resistenza, c'è questa piccola divergenza sul commodity channel index, quello che piace Pietro Pacello, le candele Equinascis hanno virato verso il rosso e diciamo sono entrato, mi sembra direttamente a mercato, non credo di aver messo qualche cosa del genere. Adesso questo sta ritracciando verso la resistenza. Allora, quello che volevo far notare una cosa, dal punto di vista tecnico, qui io leggo un determinato stato. C'è la possibilità, chiaramente non la certezza, che questo cambio torni indietro e vada a prendere il mio profitto che è su questa linea rossa qua in basso. Ok, adesso però vediamo lo stesso cambio sotto un altro punto di vista, che è quello dell'Ichimoku, che ogni tanto trovo abbastanza interessante. Che ogni tanto ci azzecca, tu dici? Che ogni tanto ci azzecca. Ecco, guardatelo qui. Qui, più che vedere la resistenza qua sopra, qui vedi che il cambio è al di sopra della nuvola, quindi è in una condizione che forza, di rialzo. Ha ritracciato dove c'è la cosiddetta turning line, questa linea rossa, credo che sia la, non mi ricordo mai se la Kijun-sen, la Tenkan-sen. L'altra è la Kijun-sen. La Tengan-sen, cioè la turning line, la linea, arrivato a questo punto sembrerebbe aver rimbalzato su questa linea e essere pronto a proseguire nel suo rialzo. Questo cosa vuol dire? E secondo me cosa un trader deve tenere conto? Che ci possono essere sempre due modi di vedere la stessa cosa. Da un lato io propenderei per un ritracciamento, cioè il cambio gira e torna verso il basso. E diciamo che col mio ingresso ho dato fiducia a quello. Dall'altro punto di vista, invece, quello tutto sommato è considerato quasi un sistema, come l'Ichimoku mi dice, no, hai fatto una cosa sbagliata, perché questo potrebbe invece continuare ad andare verso l'alto. Chi ha ragione? Ma questo ce lo dirà il tempo. Però io credo che sia abbastanza interessante e abbastanza importante per noi sapere che la stessa cosa può essere vista da destra o da sinistra. Assolutamente sì. Uno dei due avrà ragione, uno dei due avrà torto. Oltretutto, chiunque dei due abbia torto, non è statisticamente rilevante perché non è detto allora d'ora in avanti seguirò soltanto l'Ichimoku, allora in avanti seguirò soltanto quello, perché per quanto anche qui
sia verificato una condizione di questo genere, no? E poi invece il cambio è tornato decisamente in basso, quindi. Esatto, ma è la ragione per la quale, ragazzi, che questa tua considerazione è straordinaria perché ci ricorda, è un monito per tutti noi, che, perlomeno per me, che mi ricorda che il trading non è solo tecnica, non è solo decidere da che parte vedere l'operazione, se comprare o vendere, ma è anche quello che noi chiamiamo il secondo pilastro, la gestione finanziaria dell'attività. Perché? Perché se anche noi avessimo ragione il 50% delle volte, che sarebbe grasso che cola, perché qui come tu giustamente, e condivido in pieno, questo prezzo potrebbe essere più probabilmente venduto, perché siamo su una zona di resistenza, ma potrebbero aver ragione anche quelli che dicono, beh, utilizziamo uno strumento che ci dice compra, compra, compra. E quindi se potessimo avere, se anche potremmo avere ragione, potremmo o potessimo? Potessimo. Perché beh, dipende come era la frase. Es Potremmo avere esatto. Quindi ragione noi se potremmo avere aveva ragione, ragione se. potremmo avere ragione in due maniere diverse, ma alla fine è la gestione finanziaria che anche lei deve entrare nell'attività del trading. Una volta ho ragione, una volta ho torto, come dici te, e mi sta bene 50%, ma se quando ho ragione incasso per la mia azienda più denaro di quella volta in cui non ho ragione, il mercato non mi dà ragione, ecco allora che questo secondo pilastro, che è parte del trading, alla fine nel medio-lungo periodo mi dice, ok, hai fatto 10 operazioni, 5 sono andate bene, 5 sono andate male, quelle volte che hai dato 5 hai preso 100, quelle volte che è andato male hai perso 50 e quindi hai alla fine un bilancio positivo. Succede anche nelle attività imprenditoriali tradizionali, no? Che non tutti i prodotti Assolutamente, funzionano, non certo. tutti i clienti ti pagano, non tutte le giornate sono della stessa luna anche per te. E quindi questo ci ricorda proprio questo secondo aspetto del trading che è parte del training e non può mancare. Potrei dire che secondo la resistenza e le divergenze ho fatto un trading, secondo l'Ichimoku ho fatto un investimento. Esatto, questa è proprio una finezza. No, pensavo un po' una palla, E questa è però. una finezza che ci regala il Claudio. Questa è una finezza, esatto. Per la resistenza ho fatto un trade per il nostro Ichimoku, come se avessi fatto un investimento. Fantastico, fantastico. Massimo, tu sei al mercato in qualche modo, dicevi, no? Sì, ho aperto appena prima che iniziasse questo telegiornale, sono entrato in una posizione con dollaro australiano contro dollaro americano. Se volete, la faccio vedere. Assolutamente sì. Ah, già che tocca a me darti la possibilità. Non so perché, ma da un po' di tempo funziona No, così, forse ce la ragazzi. faccio almeno. Io riesco a Sì, perché te l'ho prenderla. appena passato. Te l'ho appena Ah, ah, al passato. volo. Vai tranquillo, Max. Ditemi quando c'è, quando vedete il mio monitor. Ancora no. Tranquillo che tanto il pendolo di Claudio è sempre qualche Sì, secondo avanti, qualche minuto un avanti. minuto avanti, sì. Non è ancora arrivato? Sì, Sì, adesso io lo vedo, adesso. in questo momento. Ecco, questo qua appunto è quello che vi dicevo, l'operazione che sono entrato Australia. prima, australiano AUD contro USD, alla rottura di questa trend line qua, sono entrato. Dunque, aspettate che sposto perché voglio. Io ho guardato, ho analizzato prima su un grafico, questo qua, il giornaliero ha fatto questi due minimi qua, poi appunto ho scavato i time frame e quindi ho confidato appunto nella tenuta di questi minimi qui e sono entrato al rialzo. Adesso vediamo lo stop c'ho qua sotto, anche se potrebbe anche più sotto, ma addirittura visto che. Come dico io, mi piacciono questi ingressi qua, quando ci sono le rotture di trend line, quando entro così vicino, addirittura lo stop potrebbe essere appena appena sotto, perché se rientra vuol dire che è una falsa rottura, quindi la mia idea non era buona, il mercato mi dà contro
e quindi mi chiudo subito sotto, quindi con uno stop molto molto piccolo, non c'è bisogno che vada a prendermelo più ampio, perché se deve essere giusta la mia considerazione del rialzo, deve farlo. Al limite, quale sarebbe il vantaggio, Max? Quale sarebbe il vantaggio a nostro beneficio che tu potresti dirci nel posizionare uno stop così stretto rispetto ad allargare, no, i cordoni della borsa? Sì. È appunto quello di avere uno stop piccolo, perché se non è, diciamo, se la view non è giusta, se non è corretta, se questa trend line qua, il mercato diciamo la brucia, nel senso che parte, però fa una falsa rottura e poi torna giù, quindi vuol dire che non va bene, vuol dire che poi torna ad andare giù. È inutile che mi prenda uno stop più ampio, ma lo prendo anche più vicino, quindi è più piccolo. Il vero beneficio, tra l'altro, esattamente come dici te, ma il beneficio è monetario, no? Perché posizionando uno stop loss più stretto, un'uscita dal mercato più stretto, aumentiamo il volume di contrattazioni, la possibilità di comprare più dollari australiani in cambio di dollari americani, e quindi a parità di potenziale movimento noi incassiamo più denaro, perché probabilmente invece di essere a mercato con un micro lotto, quindi comprare 1000 dollari australiani contro dollari americani, tu ne avresti potuto comprare 5000, 6000, e a parità di movimento questo poi fa la differenza nella tua cassa, no? Quindi certo, restringendo lo stop loss nel caso specifico del mercato valutario, abbiamo la possibilità di effettuare un investimento maggiore in termini di controvalore, quindi potenzialmente incassare più denaro. Certo è che il rischio aumenta, no? Sì, sì, aumenta, sì, di essere buttati fuori dal mercato più facilmente. Certamente sono due cose bilanciate, no? Ma è un po' il nostro mestiere, il rischio è... Se non accetti il rischio, è inutile che fai questo mestiere, no? È l'effetto leva in pratica. Ci può stare che venga qua a fare di nuovo sul trend line per fare il pullback, allora lì sarebbe un ingresso ancora migliore. Ah, beh! Perché si potrebbe addirittura, se si vede che fa un pullback, si appoggia e poi... riparte, quindi è il modo di poter incrementare la posizione e avere ancora sempre uno stop ancora più piccolo, no? Ancora più, esatto, più vicino. Sono cose che però io non riuscirò mai a fare, ragazzi, sono cose più forti di me, cioè io sarei lì con uno stato di ansia sempre, è vero che mi porterei maggiori, più volume da fare, eccetera, ma le mie coronarie non mi avrebbero mai permesso di essere qui ancora dopo 10 anni a fare sto mestiere, quindi giù sotto quello stop, giù in fondo, dove poi hanno già difeso quel pavimento lì, e poi mi porterò i soldi che posso permettermi di incassare, ma dormo sonni tranquilli, se no mi massacro psicologicamente. No, e poi devo dire la verità, qua non si vede perché appunto questa operazione qua io l'ho fatta con l'altro mio, diciamo, l'altro computer, quello più grande, quello con i tre monitor, è nata con un expert advisor, quindi... Ah? Quindi ho dato l'input tramite un expert advisor al superamento di questa trend line con determinate condizioni, e quindi, okay, anche qua questo stop qua alla fine poi non me lo fa, perché me lo chiuderebbe prima, perché si inverterebbe la posizione dell'indicatore che ho utilizzato, e quindi chiuderebbe prima. Ok, tutto lì. Ottimo. Personalmente invece sono a mercato con le solite operazioni, sono lungo di euro, non me li sto neanche a condividere, sono lungo di euro, sono lungo di dollari americani contro dollari canadesi, e sono lungo di dollari neozelandesi contro dollari americani. Nulla è cambiato, perché più o meno siamo lì sulle posizioni della settimana scorsa, e quindi adesso ho perso anche... Eccolo qua, ho perso anche il monitor. Siamo lì praticamente con le stesse operazioni, non ci sono segnali di inversione, quindi le operazioni rimangono lì, aggiornate né più né meno come martedì, e quindi nulla da condividere. Ragazzi, sono le 19.05, siamo partiti leggermente in ritardo, la connessione ha tenuto bene, un buon segnale, e quindi siamo andati un pelino lunghi, ma ci sta assolutamente.
Ragazzi, l'appuntamento è per martedì. Andate alla fiera? Qualcuno di voi va in fiera? No, io no. No, io ho un altro impegno giovedì e venerdì, ma in Svizzera, da un'altra parte, ma non ci sarò, ecco. Venerdì sera non ci sarò. Ok. Va bene, ok, d'accordo. La Sapienza Finanziaria sarà presente, comunque con le vesti del fondatore Pasquini, Giulio Pasquini, e del responsabile del settore del trading discrezionale manuale della Sapienza Finanziaria, Giulio Valerio Moretta. Avremo lo stand lì domani, no? E quindi siamo veramente molto eccitati all'idea, molto curiosi di dare veramente il nostro buon contributo a questo mondo del trading che, secondo noi, continua ad avere bisogno di persone come voi, come noi, che di questo trading hanno fatto qualcosa di serio e che quindi basano l'attività su dei principi sani, dei principi corretti, e quindi non vediamo l'ora di essere lì presenti in questa fiera. Ragazzi, per quanto ci riguarda, l'appuntamento invece è a martedì prossimo, ore 18. Scusate, venerdì, oggi è martedì, venerdì fine della settimana, ore 18, TG di Sapienza Finanziaria. Grazie Claudio, grazie Massimo che siete stati in diretta insieme a me. Un saluto a tutti gli amici del gruppo Facebook dall'altra parte. Signori, buon studio e buon training, a venerdì prossimo. Ciao e grazie ancora. Ciao ragazzi. A tutti. Ciao. Grazie auguri per la fiera. Grazie infinite. Ciao.